Noi fino ad oggi abbiamo ricevuto per la ricostruzione privata oltre 5.000 domande. Di queste oltre il 70% sono state esitate e sono stati già emessi dei crediti concessori per circa mezzo miliardo di euro. Ad oggi siamo a 495 milioni di euro, la settimana prossima raggiungeremo questa fatidica soglia. Per quanto riguarda invece la ricostruzione pubblica, abbiamo ad oggi 898 interventi finanziati per oltre 800 milioni di euro e questi insomma sono i fondi della ricostruzione. Ai fondi della ricostruzione vanno aggiunti i fondi che hanno stanziato i vari governi negli ultimi anni per la ripresa socio-economica, che ammontano ad oltre 2,2 miliardi di euro, che partono di recente insomma con il Next Appennino, le cui graduatorie tutti quanti voi conoscete, ma inizialmente già il 189 aveva in sé alcuni articoli che hanno finanziato la ripresa socio-economica attraverso le sovvenzioni alle imprese. È uno sforzo non indifferente, insomma, soprattutto in un periodo molto difficile. Tenete presente che di questi 2 miliardi e 2 per la ripresa socio-economica, quindi sono 2 miliardi e 2 rivolti essenzialmente alle imprese, 258 milioni di euro hanno riguardato soltanto la regione Abruzzo, che pur pesando insomma un 10% nell'ambito della ripartizione delle risorse, ha avuto in questo caso insomma un quid pluris, un qualcosa in più, grazie anche all'intervento dei nostri organi di indirizzo politico e in particolar modo del Presidente Marsilio. Ad oggi è già in corso di pubblicazione, da circa una settimana, un ulteriore bando che la Regione Abruzzo ha lanciato di 3 milioni e mezzo, sempre per sovvenzioni in de minimis, in regime de minimis, alle imprese commerciali e artigianali dei centri storici dei comuni. Questi 3 milioni e mezzo sono iniziali perché servono a capire anche la risposta del territorio, seguirà poi chiaramente ulteriori risorse che abbiamo nella disponibilità per eventualmente scorrere le graduatorie.